Nell'area antistante il Tribunale di Pescara sono iniziati i lavori di restauro della fontana artistica, lo spazio dell'acqua ed il suo gioco, realizzata dal compianto maestro Ettore Spalletti. L'opera vide la luce nel 2004 ed era una delle tre opere d'arte destinate per legge all'arredo del Palazzo di Giustizia, ma necessita di un corposo intervento per tornare a funzionare. Intervento che verrà completato nel giro di pochi mesi. Contestualmente verrà rifatto il look anche alla piazza che ospita la fontana artistica. Il maestro Spalletti è rimasto nel nostro cuore, noi vogliamo valorizzare la sua opera importante a Pescara come punto di aggregazione anche della città. Ringraziamo il presidente Bozza, ringraziamo tutti i privati che hanno operato affinché questa operazione potesse essere portata a termine. Adesso l'impresa sta lavorando, correremo affinché possa essere restituita questa fontana, questo gioiello in tempi brevi alla città. Abbiamo già aspettato troppo. Questo è un altro pezzo di città che si ricostruisce grazie alla sinergia tra due enti pubblici che sono il Ministero della Giustizia e il Comune di Pescara e tanti privati che hanno collaborato a questa operazione. Io mi auguro che tante altre operazioni si possano fare con i privati perché così una città come Pescara cresce con l'operosità di tutti, del pubblico, dei privati. Dunque si apre un nuovo capitolo per la fontana e per il piazzale. In occasione dell'avvio dei lavori ha espresso grande soddisfazione il presidente del Tribunale, Angelo Mariano Bozza. Ritengo importante questo abbinamento col rifacimento della piazza che ormai era deteriorata, i giunti non funzionavano più, bisognava rifarla, abbiamo approfittato del PNRR e col dirigente amministrativo, dottoressa Natali, siamo riusciti a portare a compimento anche quest'opera di rifacimento della piazza che va benissimo che sia abbinata con la fontana. E qui col lavoro di restauro della fontana e la ristrutturazione sotto dell'impianto idrico. Come potete immaginare, la sovrintendenza ha seguito tutta l'operazione e i tempi, Giuliano.